In questo video vi porterò all'interno di una incredibile fortezza sotterranea nascosta e abbandonata dalla Prima Guerra Mondiale. Ostia, porca miseria! Vieni con me nell'esplorazione di questo luogo unico per la prima volta su YouTube. Spari quelli lì. Bene ragazzi, sono arrivato qui al parcheggio dove parte l'escursione. Sono a sud dell'abitato di Pozzacchio, nel comune di Trambileno, e andremo a visitare proprio il forte Pozzacchio, chiamato anche originariamente, chiaramente in lingua tedesca, Werk Valmorbia, Forte Valmorbia. Questa fu l'ultima delle fortezze costruita sul confine tra l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia, appunto per preservarne la difesa, ed è un forte avanzato tecnologicamente. Parliamo dell'ultimo stato dell'arte nella costruzione dei forti. L'opera venne iniziata nel 1913 ma non fu mai completata, poi vedremo perché. Adesso ci avviamo su questa strada qua giù, che vedremo fra poco scavata completamente nella roccia, per arrivare alla fortezza, che è proprio dietro un promontorio roccioso e il forte si sviluppa al suo interno. Allora, qui possiamo già subito vedere l'arditezza di come era costruita la strada, praticamente nella roccia, scavando completamente nella roccia. Lì in mezzo, semi nascosta la vegetazione, c'è una galleria, quindi adesso andremo a vederla, e lì una fontana per l'acqua, perché come sempre, di nuovo, siamo in un territorio carsico, roccia carsica, l'acqua penetra in profondità, quindi è molto scarsa in superficie e le fontane sono fondamentali per approvvigionare d'acqua il forte, che però, come al solito, aveva il suo sistema di approvvigionamento dell'acqua, che vi farò vedere. Adesso in questo periodo ha piovuto moltissimo, quindi c'è parecchia acqua in abbondanza. Questa è una fontana originale del 1912. Questa è una galleria estremamente ampia, molto ampia. Non è stata naturalmente scavata a mano come alcuni possono pensare, ma qui siamo in un'epoca in cui avevamo già i martelli pneumatici ad aria compressa, avevamo già l'elettricità, avevamo già gli esplosivi. Quindi queste opere così grandi potevano essere create con l'aiuto di questi, l'ausilio di questi mezzi. Inoltre era molto grande appunto per il passaggio di mezzi che potevano portare cose per rifornire il forte, truppa, perché era comunque un forte molto esteso, come vedremo. Quindi la galleria doveva essere anche molto estesa per permettere il passaggio di mezzi di determinate dimensioni. Ricordatevi sempre, ragazzi, che non parliamo di un'epoca remota, ma parliamo soltanto di poco più di 100 anni fa qua. 1912, la costruzione di questa strada. Guardate che lavoro è stato fatto poi per mettere in sicurezza la strada, per mettere la visita al forte. Questi sono di sgaggi, si chiamano protezioni dai sassi, estremamente costose perché va comunque controllata tutta la fermezza della parete, vanno fatti cadere dei pezzi che possono crollare, poi installate queste barriere di protezione. Guardate che sassi che cadono, non si vede la proporzione, ma quel sasso lì è grande come la testa di un uomo. Qui unità chilometriche, chilometro 3.3. Soltanto la strada è un'impresa incredibile. Immaginate di costruire la fortezza laggiù, pazzesco. Qua un'altra galleria, e adesso ci avviciniamo veramente all'entrata più esterna del forte. Attenzione che possiamo controllare già dei segni sulla roccia, guarda. Guarda lì quel buco, è una postazione per arma da fuoco. E lì dietro ce n'è un'altra. Guarda qui l'ampiezza delle stanze. Qua ancora non siamo all'interno del forte, è un posto enorme. Adesso vediamo se riusciamo a fare un minimo di luce con la torcia. È una stanza gigantesca. Qui c'è un passaggio appunto che porta sotto, in cui adesso non ci addentriamo perché possono esserci punti pericolosi, e chiediamo un attimo alle guide poi. Però è giusto per capire quanto inizia ad essere complesso e mastodontico questo forte. Giù si addentra nella galleria, possiamo soltanto vedere dove arriva, devo stare attento a non ammazzarmi. Vedi come scende giù? Scende giù in profondità e non si sa bene dove vada. Adesso io mi ricordo soltanto che c'è un'entrata secondaria che appunto ti permette di finire proprio all'interno del forte. Qui c'è una bocca di fuoco e guardate su questi dettagli. Questo è il rinforzo in calcestruzzo. Questa è roba dell'epoca, è tutto originale. Enorme. Guarda questi dettagli, nonostante fosse un forte, guarda come si teneva la bellezza. Hanno rifinito la porta d'ingresso con queste pietre intagliate.
Nonostante tutto, prima, anche in opere belliche, come abbiamo visto anche nella Rocca d'Anfo, vi lascio il link qui sopra se non avete visto il video, si teneva la bellezza anche quando si costruivano fortezze. Quella è la strada che abbiamo appena passato a strapiombo sulla roccia. Ora siamo davvero vicinissimi al forte, cominciamo a vedere alcuni manufatti. Questa è una fucileria originale, chiaramente i soldati erano qui dietro pronti a puntare i fucili, perché qui c'è un'altra strada, come vedete. Bene, ora vado a presentarmi e entriamo nel vivo del forte. Vi ricordo che il forte, come vedremo da molti elementi adesso, è incompiuto, ma era una macchina da guerra perfetta all'ultimo stadio evolutivo, anche perché era costruito dentro la montagna, cosa molto importante perché l'artiglieria dell'epoca era diventata potentissima, cioè era un avanzamento tecnologico pari a quello che oggi noi possiamo vedere con la tecnologia, quindi le strutture militari diventavano subito obsolete. Il modo migliore per proteggersi era costruire un forte all'interno della montagna. La montagna stessa faceva da scudo ai bombardamenti dell'artiglieria pesante. Allora, sono all'interno di un forte austro-ungarico della prima guerra mondiale, ragazzi, e anche qui ho la fortuna di essere completamente solo e mostrarvelo in tutta la sua natura. È un dedalo di labirinti e un cunicolo pazzesco. È enorme, completamente all'interno della montagna. Questo corridoio è lunghissimo. Ok ragazzi, possibilità incredibile, posso andare nella galleria sotterranea di accesso al forte. Questo è un posto pazzesco, non so nemmeno se è allagata la galleria o no. Normalmente questi posti si possono visitare, tutto il forte è visitabile, una parte libera, una parte con la guida. Guarda che scalinata che ho appena fatto. Saranno almeno 50-70 gradini. Delle buche, guarda, qua è tutto buio. So che si vede pochissimo con la telecamera, ma è una galleria di accesso dall'esterno all'interno e si sbuca proprio dentro al forte. Cavolo, qua è completamente buio. Accendo la luce, vediamo cosa si vede. Ecco, qua uno si rende conto quanto è lunga laggiù in fondo la galleria e qua ancora laggiù. Ma se io spengo la luce, questo pezzo qui è buio pesto. Continuo. Qua dentro c'è un'umidità pazzesca, tengo la testa bassa, io sono alto 1,80, 1,81 e questa galleria è proprio esattamente la mia altezza. Ma che roba ragazzi, sto ancora camminando. C'è l'ingresso, andiamo a vedere. Forse è allagata, mi sa che è allagata. Sì. Ostia, porca miseria, sono finito proprio nella pozza d'acqua. Ah, completamente allagato questo pezzo. Non posso proseguire, questo pezzo è completamente allagato. Comunque sbuca all'esterno, fidatevi. Già mi sono bagnato completamente i piedi. Come vi dicevo, qua è tutto carsico, quindi quando piove l'acqua penetra in profondità. Quindi adesso questa galleria, questa parte della galleria non si è allagata perché è in pendenza, ma appena diventa pianeggiante si è proprio creato un piccolo laghetto dove io ci ho infilato tutto il piede destro. Ritornando da dove siamo scesi, da questa scala, ritorniamo all'interno lassù del forte stesso. Guardate i dettagli dello scolo dell'acqua, sia a destra che a sinistra. Queste sono scalini in cemento, molto scivolosi. Ecco, quella lì è l'ingresso e ci troviamo di nuovo dentro uno dei cameroni principali del forte. Allora ragazzi, eccomi qua, sono nel piazzale principale del forte. Questo che vedete dietro di me è un arco di roccia che nella progettazione iniziale del forte, a forte completato, sarebbe dovuto essere demolito e aveva uno scopo soltanto funzionale. Praticamente sopra passava una piccola rotaia a scartamento ridotto per portare gli armamenti in cima al forte, quindi era appunto prettamente per facilitare lo spostamento dei cannoni e delle armi, perché sopra erano previste delle cupole corazzate. Come vi ho detto, il forte non venne completato in tempo, quindi è rimasto questo arco di pietra. Come armamento qua avevamo due obici da 100 mm M14 montate su cupole corazzate girevoli. Vi ricordo che l'obice è il pezzo d'artiglieria intermedio tra il cannone, che tira abbastanza lineare, e il mortaio, quindi fa una traiettoria molto curva, ma non curva così proprio ellittica come il mortaio. Cupole naturalmente corazzate che potevano sparare a 360 gradi in qualsiasi direzione. Poi c'erano anche 6 cannoni da 75 mm e 10 mitragliatrici da 8 mm. La particolarità di questa fortezza è che venne costruita appunto dagli austro-ungarici per rinforzare il confine tra l'impero e il regno d'Italia, ma allo scoppio delle ostilità con l'Italia venne subito abbandonata in favore
favore di posizioni più arretrate e più facilmente difendibili. Quindi proprio gli austro-ungarici lasciarono dei territori senza combattere in favore una difendibilità del territorio a costo di minori truppe, perché comunque l'Italia aveva soltanto la guerra contro l'Austro-Ungheria e l'Austro-Ungheria invece aveva più fronti aperti, quindi molte molte meno truppe. Ora entriamo nel forte che, appunto, come vi ho detto, venne abbandonato dagli austro-ungarici e conquistato dagli italiani senza combattere il 3 maggio del 1915 e poi riconquistato nell'ambito della Strafe Expedition quasi un anno dopo dall'esercito austro-ungarico. La Strafe Expedition era quella che noi italiani abbiamo chiamato spedizione punitiva. Ora addentriamoci in questi cunicoli e andiamo a visitare quello che è il forte vero e proprio. Ho l'immensa fortuna di poterlo visitare da solo, quindi posso farvi vedere ogni suo passaggio, ogni suo anfratto. Considera sempre che oggi noi vediamo questi forti spogliati del materiale ferroso, di tutto l'armamentario che avevano. Naturalmente non si presentavano così esposti nella nuda roccia, c'erano delle coperture appunto per prevenire questo sgocciolamento continuo che comunque c'era anche prima. Ok, siamo scesi da lì, questa è una stanza enorme e guarda qui che parete di calcestruzzo gigantesca e spessa che c'è per separarla dall'altro ambiente. Guarda quanto è larga, saranno 2,5 metri d'occhio di calcestruzzo, probabilmente per separare questa parte qui dove c'erano sicuramente delle bocche di fuoco o qualcosa nel caso fossero venuti dei colpi, non entravano dentro al forte perché c'era appunto questa schermatura. Giù vediamo il torrente Leno, quello lì, quello laggiù è il gruppo del Carega avvolto nelle nuvole. Guarda lì, c'è la strada all'altra parte. Considerate che questi paesini sono più o meno rimasti come erano quando sono scoppiate le ostilità, non si sono sviluppati ulteriormente. Questo paesino qua sotto, nello specifico, è Valmorbi, appunto, da cui prende il nome il forte. Qui vediamo postazioni per cannone e mitragliatrice. E se avete visto i miei video, questa montagna qua davanti, vi lascio il link qui sopra, andatevelo a vedere perché è un video che completa questa visita, è assolutamente da vedere, propedeutico a questa. Guarda, qui ci sono altre scale, sempre tutto originale, e si scende ancora sotto in altre postazioni. Ah, un altro cunicolo. Altre postazioni. Questo era un osservatorio. Ti rendi conto che questo pezzo di legno qui, questo, è originale? Guarda che precisione nelle canalette. Naturalmente c'erano delle cisterne nel forte che accumulavano tutta quest'acqua che grondava giù dalla montagna. Quello che mi stupisce di queste costruzioni non soltanto l'impiego di soldi, perché sono costate uno scatafascio di soldi, ma anche proprio la fatica nella realizzazione e nella progettazione. Stai costruendo su un campo piano. E l'assurdità poi che sono servite pochissimo, perché erano costruite per sorvegliare il confine, ma alla fine, come vi ho detto, non sono servite. Le operazioni, le grandi manovre non si sono svolte in Trentino nella prima guerra mondiale, ma chiaramente nelle pianure. Queste chiaramente erano le latrine. Qui lo scolo della latrina è probabilmente scaricato fuori all'esterno e si perdono, guarda, una biforcazione qua, una biforcazione qui, porta di nuovo all'esterno. Io so che adesso vi starete chiedendo, ma quante persone poteva ospitare questo forte, per quante persone era stato progettato? Beh, abbiamo i documenti ed era stato pensato per 7 ufficiali e 236 soldati. Come vi ho detto, quello che vediamo oggi è il forte non finito e asportato di tutto il materiale, quindi ne vediamo soltanto una parte dell'idea iniziale. Infatti le caverne destinate all'alloggiamento sarebbero dovute essere fornite di una volta in calcestruzzo spessa 50 centimetri ulteriormente allo strato di roccia, appunto per assorbire le vibrazioni in caso di bombardamento e anche e soprattutto per evitare che si staccassero pezzi di roccia e cadessero sopra i soldati. Era proprio come un guscio protettivo. Poi vi consiglio di guardare un video del bunker Soratte, dove vedrete che all'interno delle gallerie per ospitare i soldati della Wehrmacht avevano previsto le baracche di legno. Anche qui era la stessa cosa, cioè quegli stanzoni enormi che abbiamo visto prima, al di là dell'alloggiamento di materiali, era previsto all'interno, per rendere più confortevole la permanenza, di costruire delle baracche con mattoni forati, delle traversine in ferro e delle assi di legno, appunto per costruire al loro interno dei letti per poter dormire. Come vi ho detto, era un forte allo stato dell'arte, quindi era previsto un gruppo elettrogeno di 100 cavalli per garantire la reazione all'interno del forte,
l'illuminazione interna ed esterna e anche il riscaldamento. Ebbene sì, il riscaldamento era elettrico per evitare il ristagno dei fumi all'interno delle stanze del forte. Questa qui dietro di me, proprio nello specifico, era il deposito munizioni, costruito bene all'interno del forte, perché capite anche da soli, doveva essere assolutamente protetto. Se si colpiva il deposito munizioni si facevano dei fuochi artificiali. Qui dietro di me c'è una scala in metallo, e andiamo sopra proprio dove c'erano le cupole corazzate girevoli, dove c'erano. È arrivato il momento di fare un po' di step, di esercizi. Ora, tanto per farvi capire, guardate quanto è alto il pozzo. Naturalmente questa scala non c'era, c'era un montacarichi elettrico, tra l'altro elemento unico nel panorama delle fortezze asburgiche, che appunto portava su in cima alla cupola corazzata. Eccoci qua sopra. Come vedete, mettendo qua dei cannoni, scusate, degli obici a 360 gradi sulle cupole girevoli, si poteva assolutamente tenere d'occhio tutto il panorama intorno al forte. Chiaramente servivano molti uomini, qui si utilizzava manodopera locale, il lavoro qua scarseggiava. Spesso quindi c'era una paga, oppure anche semplicemente in quei periodi anche il vitto era una cosa allettante. Poter lavorare vicino a casa e mangiare tutti i giorni non era una cosa da trascurare. Bene, allora direi che l'esplorazione interna del forte è conclusa. Vi ho fatto vedere anche l'entrata segreta. Comunque adesso usciamo all'esterno e vi faccio un attimo vedere anche la fortificazione, come si completava appunto nelle sue parti più esposte. Ed qui ci sono foto dell'epoca, fanno vedere la ferrovia a scartamento ridotto che passava sopra il ponte, che è questo qua, ponte di roccia, per portare proprio lì sopra, dove c'era quella struttura arancione, gli obici. Quindi qua erano proprio i lavori di costruzione. Guarda che roba. Vedete, ecco, noi siamo entrati da quella entrata laggiù nascosta in mezzo alle fronde, quella lì, e siamo stati per tutto il tempo all'interno di questo promontorio roccioso. Prima eravamo lì, la polveriera era quella zona lì. Guardate qui nel dopoguerra il paese di Valmorbia e il forte Pozzacchio. Vedete che è rimasto tutto identico, cioè il paese non si è sviluppato di più, perché chiaramente è quello lì è il paese, e il forte l'avete visto, insomma. Quindi è tutto rimasto molto intatto da queste parti. Guardate qua come si vedeva il forte durante l'occupazione italiana, e come potete notare, non so se si nota dalle fotografie, non c'era vegetazione. Motivo facilmente intuibile: c'era il pascolo, tutta legna veniva utilizzata per scaldarsi, per costruire e naturalmente anche per lo sforzo bellico. Quando siete all'esterno del forte, se tenete gli occhi aperti e sapete dove guardare, possiamo notare tanti altri segni della guerra, come ad esempio questa buca qui. Vedete che è proprio una buca bella profonda. Questi sono segni di colpi di artiglieria. Ce ne sono varie altre, come questa qui dietro. Sono proprio buche rimaste qui a più di 100 anni. Immaginate che esplosione. Adesso io non so se si riesce a capire la profondità, ma siamo a circa 2,5 metri di profondità rispetto al suolo attuale. Quindi non pensate che, se anche sono passati 100 anni, prima la tecnologia bellica non era avanzata, tutt'altro. Ok ragazzi, come avrete capito, abbiamo finito questa visita del forte. Spero come sempre che ti sia piaciuto, che ti sia stato interessante, che hai visto un posto nuovo, che il contenuto sia stato per te di valore. Fammelo sapere, lasciami un commento, lasciami mi piace, così l'algoritmo lo fa vedere a più persone possibili, se pensi che ne valga la pena. Naturalmente, come sempre, attrezzatura audio, video, moto, tutto quello che ti può interessare lo trovi nei link in descrizione. Se vuoi informazioni su come visitare il forte, orari e robe varie, vai sul sito del forte. Se vuoi ti metto il link in descrizione, oppure trovi naturalmente su Google scrivendo Forte Pozzacchio. Ricordatevi di iscrivervi al canale e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Non serve un sacco di avventure per voi esclusive. Ciao! Aspetta, volevo ringraziare nello specifico il comune di Trambileno,
che è il proprietario del forte, per avermi permesso di filmare e documentare questo forte ed averlo portato a voi. Nello specifico volevo ringraziare anche Ludovico Ottoboni, che con cui ho preso contatti, che mi ha dato appunto la possibilità, il via libera di fare le riprese e documentarle. Vi ringrazio sia a nome mio sia a nome degli utenti del canale per preservare queste grandissime bellezze del nostro paese e renderle fruibili a tutti. Grazie ancora. Ciao!